Poscia che Costantin l'aquila volse contro al corso del ciel, ch'ella seguio dietro all'antico che la vina tolse, 100 e 100 anni e più l'uccel di Dio nello stremo d'Europa si ritenne, vicino ai monti dei quali prima uscio. E sotto l'ombra delle sacre penne governò il mondo lì di mano in mano, e, sì cangiando, in sulla mia pervenne. Siamo arrivati al sesto canto del Paradiso, che è un canto di argomento politico, come tutti i sesti canti della Divina Commedia. Dante infatti ha parlato di politica anche nel sesto canto dell'Inferno e nel sesto canto del Purgatorio, e adesso si ripete anche nel sesto canto del Paradiso. Quindi, tre volte sesto canto, sesto, sesto e sesto, sei, 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 viene fuori il numero della bestia dell'Apocalisse, che Dante evidentemente associa alla politica. Avrà voluto dirci qualcosa con questa strana curiosità, Dante? Chissà chi lo sa. Comunque, andiamo avanti. Siamo nel secondo cielo del paradiso, il cielo di Mercurio, dove Dante vede le anime di coloro che in vita seguirono la gloria terrena, lavorarono per la gloria terrena. L'anima con la quale Dante è al cospetto, che sappiamo essere in anticipo quella di Giustiniano, adesso quest'anima risponde alla prima domanda che Dante gli fece alla fine del canto precedente. Naturalmente Dante chiese a questo spirito chi era, qual era il suo nome e perché si trova lì in quel cielo. Adesso Giustiniano risponde alla prima domanda di Dante, cioè chi è lui? Giustiniano adesso imbastisce tutta la storia dell'aquila romana, cioè il simbolo di Roma, praticamente, no? Che come sappiamo era un'aquila. Qui nella Divina Commedia, come è scritto in un libro che se non ricordo male è di Luigi Valli, si ripete ritmicamente la successione dell'aquila e della croce. L'aquila come simbolo del potere imperiale, la croce come simbolo del potere papale. Quindi abbiamo qui le due autorità spirituale e laica che, secondo la visione di Dante, collaborando insieme e unendo le loro forze, avrebbero dovuto portare la salvezza all'umanità, cosa che invece, come sappiamo, non è mai avvenuto. Quindi Giustiniano ci dice che l'aquila romana, cioè il simbolo dell'impero, portò l'aquila. Quest'aquila, come simbolo della romanità, fu portata da Costantino a Costantinopoli, dove ne fece la capitale dell'impero romano. Dopo 200 anni, l'aquila passò poi di mano in mano, fino ad arrivare a Giustiniano, nelle mani di Giustiniano, come abbiamo sentito dai versi che ho letto poco fa. E a questo punto quest'anima dice a Dante di essere Giustiniano, imperatore romano, il quale, dice, sotto ispirazione dello Spirito Santo, riformò la legislazione romana. Noi sappiamo che i romani furono dei grandissimi legislatori, tanto che le basi della legislazione, della giurisprudenza di tutto il mondo occidentale poggiano sul diritto romano. In qualsiasi testo, in qualsiasi volume di giurisprudenza ci sono parole e intere frasi in latino, proprio perché la base delle leggi di tutto il mondo occidentale basano sul diritto romano. E nelle università, come mi hanno detto chi ha fatto giurisprudenza, ancora oggi si studia diritto romano, storia del diritto romano, esegesi del diritto romano. Quindi Roma, tra le altre cose, diede al mondo la legge soprattutto.
E quindi questo Giustiniano dice che lui riformò la legislazione romana sotto addirittura ispirazione dello Spirito Santo, dice lui. Ma prima di compiere quest'opera, Giustiniano aderì alla eresia monofisita, secondo la quale Gesù aveva in sé soltanto una natura divina, non anche umana. Ma poi, dice Giustiniano, il Papa Agapito lo ricondusse alla verità, alla vera fede. Verità che ora lui, Giustiniano, legge nella mente di Dio, così come fa Beatrice, stando a quello che ci ha detto. Giustiniano poi aggiunge ancora altre cose per far capire a Dante come sbagliano chi si oppone all'aquila imperiale, al simbolo dell'aquila, e cita i Guelfi, che essendo dalla parte del papato si opposero all'aquila, alla figura dell'aquila, e i Ghibellini, che invece sfruttarono la figura dell'aquila per i loro interessi politici. Giustiniano poi aggiunge che il simbolo dell'aquila è degno del massimo rispetto, fin da quando Pallante morì per assicurare la vittoria ad Enea. Qui Dante cita l'Eneide, di questo ne ho parlato raccontando l'Eneide, quindi vatti a vedere magari quei video, perché là è scritta tutta la storia della nascita di Roma praticamente. Pallante era un alleato di Enea, che combatteva contro i popoli italici che non vedevano di buon occhio l'arrivo di questi troiani che volevano creare una nuova patria, una nuova forza anche militare nel loro territorio, e quindi mossero guerra ad Enea e a tutti i suoi compatrioti scampati all'incendio di Troia. Pallante fu uno dei giovani che si alleò con Enea, invece lo aiutò nella sua lotta contro gli italici di quei tempi. Però fu ucciso da Turno, re dei Rutuli, che era l'Achille dei Rutuli praticamente, era il più forte, il più valoroso guerriero che combatteva contro Enea, che comunque poi lo uccise alla fine. E quindi Pallante, nell'aiutare Enea, morì. Quindi è stato il primo ad aiutare, a collaborare con questo simbolo dell'aquila che poi sarebbe sorto e avrebbe dominato l'Italia e tutto il mondo. Poi dice Giustiniano che passa a raccontare un po' la storia di questo simbolo di Roma. Io adesso la riassumo brevemente perché Giustiniano ne cita tantissimi di episodi. Quindi parte per esempio partendo dai 300 anni in cui il simbolo dell'Aquila ebbe sede in Alba Longa, prima della fondazione di Roma, poi ci fu l'episodio degli Orazi e dei Curiazi, famosissimo. Poi ci fu l'altrettanto famosissimo episodio del ratto delle Sabine. Poi ci fu l'episodio dell'oltraggio fatto a Lucrezia, con conseguente cacciata dei re. E poi parla delle prime vittorie del popolo romano appena nato contro i popoli vicini a Roma. Poi parla dell'aquila portata a combattere contro i Galli di Brenno, contro Pirro e altri popoli dell'Italia, man mano che la popolazione romana si espandeva sempre di più. Poi dice di quando l'aquila romana sbaragliò i cartaginesi che calarono in Italia dalle Alpi sotto la guida di Annibale. Poi parla di Scipione, di Pompeo, di Cesare che portò le aquile romane in Gallia, poi passò il Rubicone, come sappiamo, scatenando la guerra civile contro Pompeo. Poi parla di Augusto, l'imperatore Augusto, Cesare Ottaviano Augusto, che sconfisse Bruto e Cassio, sconfisse anche Cleopatra, la regina d'Egitto, che per non diventare schiava dei romani si uccise facendosi mordere da un serpente velenoso.
parla di come Augusto portò le legioni e quindi le aquile romane fino al Mar Rosso, conquistando così un periodo di pace, dando inizio ad un periodo di pace, tanto che furono addirittura chiuse le porte del Tempio di Giano a Roma. Perché è da sapere che a Roma c'era questo tempio di Giano, il famoso dio bifronte, perché simbolicamente guardava contemporaneamente al passato e al futuro, e quando Roma dichiarava guerra a qualcuno, venivano aperte le porte del tempio di Giano. Praticamente queste porte erano rimaste sempre aperte. Ma adesso, grazie ad Augusto, che riuscì a portare un po' di pace nell'impero romano, le porte del Tempio di Giano furono finalmente chiuse, non per sempre naturalmente, ma per quel periodo lì sì. Poi Giustiniano parla di Tiberio, altro famoso imperatore, che la giustizia divina gli concesse di fare vendetta del peccato originale con la crocifissione di Gesù. Ma poi Tito, che succedette a Tiberio, fece punì la stessa vendetta conquistando Gerusalemme e distruggendone il tempio. Quando poi la chiesa di Roma fu minacciata dai Longobardi, ecco arrivare Carlo Magno in aiuto della cristianità con le sue aquile imperiali. E Giustiniano arriva alla fine a parlare dei Guelfi e Ghibellini, che sono la causa praticamente di tutti i mali del mondo, dice Giustiniano. Perché si oppongono, i Guelfi si oppongono al simbolo dell'aquila, affiancandosi ai gigli dorati della casata imperiale di Francia, mentre i Ghibellini invece utilizzano le insegne dell'aquila romana per i loro scopi politici. Infine Giustiniano risponde alla seconda domanda di Dante, cioè perché si trova lì nel cielo di Mercurio? E spiega, appunto, Giustiniano che nel cielo di Mercurio ci sono le anime di coloro che in vita, durante la vita terrena, perseguirono la fama e la gloria, trascurando così l'amore divino. Però, dice, lui e tutti gli altri beati che lì appaiono a Dante, sono lieti della loro condizione, perché i premi sono commisurati al loro merito e la giustizia divina è tale che loro non riescono a provare pensieri negativi, a formulare pensieri negativi. A quel punto si sentono delle voci diverse che intonano una bellissima e dolcissima melodia, che espande armonia in tutte le sfere celesti. Adesso Giustiniano parla a Dante, indicandoglielo, perché è lì come anima, nel secondo cielo, gli parla di Romeo di Villanova, la cui grande opera fu sgradita ai provenzali. Questo Romeo di Villanova fu un francese che si chiamava in realtà Romieu de Villeneuve, vissuto dal 1170 al 1250. Qui Dante riporta una leggenda tramandataci dal Villani nella sua Nova Cronica. Cioè, secondo questa leggenda, perché evidentemente non c'è una vera e propria storia ufficiale attendibile, questo Romeo di Villanova, come lo chiama Dante nel Paradiso, era un oscuro pellegrino che un giorno arrivò in Provenza dopo aver fatto un pellegrinaggio a San Giacomo di Compostella. Una volta giunto lì in Provenza, si mise al servizio di Raimondo Berengario IV, conte di Provenza. Questo Romeo diede prova di grandi capacità, di grande onestà con i suoi giusti consigli, tanto che fece raddoppiare il patrimonio di questo conte di Provenza, e grazie a lui le sue quattro figlie fecero degli ottimi matrimoni, tanto ottimi da diventare tutte e quattro regine, perché sposarono re, principi, eccetera. Però il suo operato si attirò l'invidia e le maldicenze
dei signori provenzali, che finirono con l'accusarlo di concussione e quindi fu scacciato. E così questo povero Romeo se ne andò via, povero così com'era venuto. Però si dice ancora che nel 1241 questo Romeo di Villanova fu nella flotta che scortava alti prelati e principi al concilio che aveva organizzato il Papa Gregorio IX. Però questa flotta fu attaccata da Federico II di Svevia, ecco ricomparire per l'ennesima volta Federico II di Svevia nella Divina Commedia, attaccò questa flotta dando battaglia all'isola del Giglio. Però questo Romeo di Villanova non solo riuscì a salvarsi, ma riuscì a portare in Provenza anche il bottino che si trovava su una nave della Repubblica di Pisa. Finisce questo racconto Giustiniano dicendo che se il mondo sapesse come questo Romeo, con quanta dignità e quanto coraggio, si ridusse a chiedere l'elemosina, perché finì povero in canna, il mondo lo loderebbe molto di più. Quattro figlie ebbe, e ciascuna reina, Raimondo Beringhiere, e ciò li fece Romeo, persona umile e peregrina. E poi il mosser le parole biece a dimandar ragione a questo giusto, che gli assegnò 7 e 5 per 10. Indi partissi povero e vetusto. E se il mondo sapesse il cor che egli ebbe, mendicando sua vita a frusto, assai lo loda e più lo loderebbe. Con queste parole si chiude questo interessante sesto canto del Paradiso, al termine del quale, come al solito, io ti invito, se per caso ancora non l'hai fatto, a iscriverti al nostro canale YouTube. Se questo video ti è piaciuto, mandaci il tuo like, scrivici due parole di commento e condividilo magari anche nei tuoi social con i tuoi amici. Io ringrazio il nostro supporter libreriaitalia.it e ringrazio anche te per avermi seguito, dandoti appuntamento alla prossima puntata.